nel nostro paese. Io stamattina speravo un po' da sindaco, la notte che mi capita da sindaco di fare gli auguri al Quirinale di Roma, sperando di dire altre cose. Ma penso che un sindaco deve essere chiaro e sincero nei confronti soprattutto dei cittadini e soprattutto anche degli impiegati comunali che sono, diciamo, c'è questo rapporto di collaborazione tra l'amministrazione e gli impiegati. Quindi il rapporto che io voglio avere con voi, che ho cercato di avere con voi, è un rapporto che si basa sulla sincerità, sulla schiettezza tra noi e voi. E quindi è così che vi voglio parlare stamattina, con sincerità. Siamo qui in questa sala, non è un incontro pubblico, ma è un incontro un po' più confidenziale tra di noi, e quindi ci dobbiamo dire, insomma, un po', oltre a farci gli auguri, ci dobbiamo dire anche un po' di cose. Voglio essere sincero, come lo sono stato anche con i cittadini qualche mese fa, dove abbiamo responsabilmente illustrato anche un po' la situazione economica e finanziaria dell'ente. E quindi abbiamo detto ai cittadini che bisogna fare dei sacrifici, e i sacrifici ne dobbiamo fare anche per il 2012. Quello che vi voglio dire e che vi invito anche a riflettere: ci sono molti, molti comuni, molti enti pubblici che in questo periodo di Natale non hanno né pagato tredicesima, stipendi, progetti ai propri lavoratori. Ci sono girati alcuni nostri concittadini che non vengono stipendi da alcuni mesi. Ci sono gli operatori ecologici che lavorano con il consorzio e non prendono stipendi da ottobre, e nonostante questo, in questi mesi, novembre, dicembre, hanno continuato a lavorare, a prestare il proprio servizio, quindi hanno mantenuto i paesi, insomma, pulite. Anche a Vita Vetere è successo che i nostri lavoratori non percepivano questi stipendi del consorzio, e quindi hanno dato una mano con tanti sacrifici. Siamo andati avanti. Quindi Buongiorno. dovete darci atto, come impiegati e noi amministrazione, che nonostante di questi problemi che ci sono in giro, noi come amministrazione abbiamo garantito a tutti quanti voi di stare, insomma, in condizioni di avere le stesse agevolazioni che avete avuto negli anni scorsi, quando c'erano anni migliori rispetto ad oggi. Per quanto riguarda invece il lavoro socialmente utile, anche loro, noi sappiamo che vivono situazioni di precarietà. A settembre abbiamo dovuto a malincuore apportare dei tagli per ridurre costi che erano insostenibili. Comunque abbiamo fatto degli sforzi per cercare di mantenere lavoratori che nei vari settori dove servivano, quindi sono più di 60-65 lavoratori che collaborano con l'amministrazione. Quindi abbiamo dimostrato come amministrazione la massima disponibilità da parte nostra. Però devo dire che non ho riscontrato la stessa disponibilità da parte vostra nei nostri confronti. E quindi vi ho detto prima che voglio essere sincero, e quindi un poco di verità ce lo dobbiamo dire. In questi mesi ho ascoltato ognuno di voi, ho ascoltato dipendenti, dirigenti, lavoratori, ognuno di voi diceva delle cose, ognuno di voi aveva delle proprie teorie, ognuno diceva cose contro un altro dipendente. Anche addirittura anche qualche dipendente che, invece di pensare, insomma, a svolgere il proprio ruolo, all'improvviso si trasformava in amministratore, insomma. Quindi, ma nonostante questo, abbiamo ascoltato un po' tutti quanti voi con la massima democrazia, con il massimo rispetto. Io penso che è vero che ci sono alcune cose all'interno del nostro comune che non vanno bene, ma per questo non ci dobbiamo lamentare in continuazione, non vi dovete lamentare in continuazione, perché in questa sala 2 giorni fa, penso che molti di voi che lavorano qua nel comune, nella sede centrale, hanno visto che c'erano più di 250 famiglie che venivano a ritirare l'assegno di 50 euro di assistenza per mettere una minestra calda sulla tavola a Natale. Ieri abbiamo dato un premio, un riconoscimento ufficiale a Francesco Mercurio, nostro concittadino che ha delle difficoltà fisiche. Nonostante queste difficoltà, si è laureato, lavora, fa volontariato, sta sempre con il sorriso sull'albero. E quindi voi dovete anche pensare un po' a tutte queste difficoltà che si vivono. Io purtroppo in questi mesi ho visto anche un po' di atteggiamenti che non mi sono piaciuti.
troppi impiegati vigili, attenti quando si devono far riconoscere un proprio diritto e poco disponibili, un po' distratti quando devono svolgere il proprio ruolo. Questa cosa, insomma, è una cosa un po' brutta. Ho assistito a tante discussioni, progetti incentivati, questa questione della delegazione, tante discussioni e tante incomprensioni, tarantelle, insomma, che non portano da nessuna parte. Ho visto in questi mesi anche un po' di uffici che non è che funzionano come dovrebbero. Ho visto tanti cittadini che aspettano fuori le porte, tanti cittadini che vengono sballottati da un ufficio all'altro. Ho visto qualche dipendente, dirigente che arriva dopo che già il cittadino sta nell'ufficio, e vedere, insomma, queste cose non è una cosa bella. Io ricordo a me stesso e ai miei amministratori per prima e poi a voi dipendenti che noi siamo delle persone a servizio dei cittadini, perché a noi ci pagano, cioè gli stipendi ce li pagano i cittadini. Quindi dobbiamo tenere bene in mente questa cosa. In questi mesi, insomma, abbiamo visto chi arriva un po' in ritardo, chi è puntuale, chi svolge bene il proprio lavoro, chi magari di meno. E in questi mesi non abbiamo detto nulla, non perché non ci siamo accorti di questa cosa, noi ci siamo accorti e come. Non ho deciso in primis di adottare una linea un po' più dura nei confronti di quelli che magari sono meno presenti, per cercare di dialogare, di fare fronte unico, visto che viviamo anche una situazione così difficile. Io mi auguro che per il nuovo anno, insomma, le cose, insomma, dobbiamo farle andare in modo diverso, anche perché a livello nazionale questo nuovo governo sta portando tantissimi tagli, e tutti questi tagli che si stanno verificando sono dei tagli che provocheranno delle conseguenze che ricadranno soprattutto sui cittadini un po' più deboli. E siccome noi, come il sindaco, l'amministrazione e poi il dipendente, siamo quelli che siamo in trincea, perché a Roma portano i tagli, i cittadini poi vengono al comune, vengono a lamentarsi con il sindaco, con il responsabile dei tributi, vengono a lamentarsi con noi siamo in trincea, quindi dobbiamo essere anche pronti, preparati. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo spiegare ai cittadini, dobbiamo dare informazioni giuste, quindi ci dobbiamo preparare. Io spero che in questo 2012 noi amministratori e i dipendenti ci sia un cambio di marcia per fare andare meglio i problemi che ci sono e che ci sono anche in altri comuni, in altre realtà. Ci dobbiamo impegnare al massimo per cercare di fronteggiare questi problemi in maniera positiva. E vi lascio augurandovi un buon Natale, vi auguro che vi godiate questo Natale, che possiate passare questo Natale con la famiglia in maniera serena, riposandoci, per poi arrivare al 2012, affrontare un nuovo anno, e spero che in questo nuovo anno depositiamo e buttiamo via queste scorie che abbiamo addosso, che in questo 2011 abbiamo addosso. Spero che depositiamo queste scorie e affrontiamo un nuovo anno in maniera più serena, più tranquilla, soprattutto fra di noi, perché dobbiamo stare insieme, dobbiamo collaborare, dobbiamo affrontare i tanti problemi che ci sono all'interno del nostro paese. Io vi auguro un buon Natale, buone feste a tutti quanti voi e le vostre famiglie, che possiate passare un Natale, un Capodanno bene all'interno delle vostre famiglie. Quest'anno non abbiamo fatto i panettoni, insomma, abbiamo una bottiglia e ci mangiamo qualcosa insieme, magari diamo una mano un po' a quelli meno fortunati di noi. Questo qualche amministratore era anche preoccupato, ma comunque facciamo un panettone, penso che i nostri dipendenti capiscono e sono maturi per capire queste situazioni. Grazie a tutti voi per la partecipazione e ci vediamo nei prossimi giorni. Grazie.